siamo all'Istituto Francesco Giordani di Caserta. Aeropolis vi propone il ciclo dei seminari sull'industria aeronautica orientati ai ragazzi degli istituti tecnici, in questo caso della logistica e trasporti. I giovani che lo vorranno partecipare all'ITS, la formazione post scolastica. Mi complimento vivamente per questa giornata della organizzazione e quindi ringrazio la professoressa Gagliardi. Mi interessa nell'argomento di stamattina. Io sono il presidente dell'associazione Aeropolis, intanto vi dico che cos'è l'associazione Aeropolis. Noi siamo un'organizzazione che è nata diversi anni fa, a cui partecipano persone, tecnici che vengono dal mondo delle imprese, soprattutto diciamo dell'area campana. Abbiamo tutti lavorato per molti e molti anni nella nostra vita professionale nelle aziende aeronautiche. A un certo punto ci siamo posti il problema di trasferire in qualche modo ai giovani, alle nuove generazioni, le esperienze che abbiamo maturato, che abbiamo vissuto, perché noi siamo quella generazione che ha, in qualche modo è stata coinvolta nella fase di maggiore sviluppo dell'industria italiana, dagli anni 60 in poi, con la nascita dell'area Italia in poi, insomma, progressivamente ha partecipato ai più grossi programmi aeronautici mondiali. Quindi questa esperienza e questo patrimonio di conoscenze che sembrava giusto che non andasse perduto e in qualche modo arrivasse alle nuove generazioni, anche perché è fondamentale nell'industria aeronautica che i territori dove, come quello campano, dove, e poi me ne parlerà il dottor Mazzarella dopo, dove è nata l'industria aeronautica nazionale, per mantenere queste capacità e quindi queste resistenze industriali, è importante che si conservino le conoscenze e le esperienze, perché l'industria aeronautica, a differenza di molte altre imprese, a tipi di imprese, la conoscenza e il ruolo della persona, della professionalità, dell'operatore, a qualunque livello, dal progettista all'operaio che lavora nel montaggio, è elemento fondamentale per quell'impresa. Noi sostanzialmente in questi anni, per la verità, abbiamo sviluppato le nostre attività nella formazione in ambito universitario. Quest'anno abbiamo iniziato invece anche con gli istituti tecnici, anche perché si vanno, e me ne parlerà il professor Desio dopo, vanno nascendo delle forme e delle organizzazioni della formazione innovative che in qualche modo vedono insieme il mondo della scuola e quelle delle industrie. Stamattina sono intervenuto tra gli altri, oltre diciamo il dottor Mazzarella, che ha fatto una presentazione storica su quello che è la presenza e la preesistenza dell'industria aeronautica in questo territorio di Caserta, l'ingegnere Salvatore Capuana della Vulcanair, che ha esposto un po' quella che è l'eccellenza campana dell'aviazione generale, e il professor Giuseppe Del Coro dell'Università Partenopa. Si ha dato una visibilità un po' su tutto quello che riguarda la parte dei servizi aeroportuali, quindi della gestione dei sistemi dei trasporti in un'area come questa, che vede due, da un lato l'aeroporto di Grazianise e dall'altro l'aeroporto di Cavighino, come quindi il perno come territorio del trasporto aeronautico regionale. Il ciclo si integra con la formazione che è stata fatta già, è stata riproposta già al Fermi Gadda, e quindi il professor Gennaro Desivo qui ha presentato il modello dell'ITS che si va costituendo per il settore aeronautico campano. Presenza significativa è stata quella dell'ammiraglio Pio Forlane. L'ammiraglio che ha una lunghissima esperienza sia a livello istituzionale che per la gestione di grossi programmi aeronautici, ha presentato ai ragazzi quelle che sono le opportunità di lavoro che possono avere anche nel territorio campano e non solo nell'aeronautico, giovani formati da istituti come questi.